Buonasera, buonasera a tutti. Siamo questa sera in diretta per parlare dei cani primitivi in compagnia di Elisabetta Marturini. Ciao Elisabetta, buonasera. Ciao Tommaso, buonasera a tutti. Bene, Come stai? abbastanza bene, grazie. A parte la zona rossa che mi tocca, molto noiosa, per il resto si sta bene. Lo so. Allora, questa sera parleremo dei cani primitivi. Vi consigliamo di andare a vedere la nostra nuova pagina Instagram, che questa volta speriamo che rimanga invariata. Abbiamo studiato cosa proporvi in maniera molto dettagliata e quindi vi offriamo dei nuovi contenuti che potrete visionare dalla giornata di oggi. Quindi diteci poi magari cosa ne pensate anche nei commenti e partiamo dalla prima domanda di serata. Buonasera a tutti, buonasera Sergio. La prima domanda è: che cosa si intende per cani primitivi? Ma allora, con cani primitivi propriamente detti, si intende cani molto antichi, cani che l'uomo non ha selezionato nel vero senso della parola, ha allevato, ma pressoché mantenendo ciò che ha trovato in natura. Sono cani che vengono rappresentati già nelle caverne, con i disegnini geroglifici. Ecco, questa è Belle, è una dei miei cani. Un cane tipico rappresentato già dalla preistoria è il Pharaon Hound, che è il levriero egiziano. Quindi sono caratterizzati da questa morfologia che abbiamo visto, con le zampe molto lunghe, la pancia che rientra, la totale assenza di stop, quindi no, per chi non è tecnico. Quella cava che c'è fra la testa e il naso, molto accentuata per esempio nei carlini piuttosto che nei Rottweiler e totalmente assente invece appunto nei cani primitivi. Un'altra caratteristica sono gli occhi, più è tondo l'occhio, più indica che c'è stata una selezione ad opera dell'essere umano, più l'occhio invece è tirato a mandorla e più il cane è primitivo. Ovvero il cane primitivo mantiene, ecco, questo è l'Hespericus, che è l'antenato, uno degli antenati di tutti i canidi. Ed è eccezionale quanto la morfologia dei nostri cani primitivi, che ci ritroviamo ancora oggi, sia uguale, sia pressoché identica. Quindi questo muso molto lungo, le orecchie erette, queste zampe lunghe, questa pancia che rientra, che sarebbe la morfologia più funzionale perché il cane possa sopravvivere da solo. Questi tratti vengono anche chiamati tratti neutenici. Facciamo un ripasso. Avevamo già spiegato, parlando dei cani da lupo cieco slovacco, la scala neutenica è una classificazione in gruppi delle varie razze canine creata da Lorenz e terminata dai fratelli, dai Coppinger, che divide appunto le razze in base alla minor o maggior vicinanza al lupo. Negli stadi più bassi troveremo tutte quelle razze che corrispondono sia un po' come morfologia, ma soprattutto come comportamento al cucciolo di lupo. Ovviamente negli stadi più alti, precisamente nel quinto stadio, troveremo invece tutti quei cani che sia per morfologia, quindi per quanto riguarda le cose che ho detto poc'anzi, no? Quindi l'assenza di stop, il muso molto allungato, le zampe molto lunghe, gli occhi molto angolati, eccetera, eccetera, e anche come comportamento che corrispondono allo stadio dell'adulto del lupo. Tutti i cani primitivi fanno parte di questo quinto stadio, quindi sia da un punto di vista morfologico, sia da un punto di vista
di comportamento sono molto vicini al lupo adulto. Per quanto riguarda invece la FC, che è la internazionale cinofila, ha creato anche dei gruppi. Per quanto riguarda il gruppo propriamente detto di cani primitivi e spitz, ha inserito anche i nordici come spitz, per esempio l'husky, per esempio il malamut come cani da traino. Nel sottogruppo dei cani da caccia ha inserito, per fare un esempio, dei cani più conosciuti, il laika russo. Abbiamo anche dei cani da pastore e da guardia primitivi. Sono molto sconosciuti qua noi in Italia, ma c'è per esempio il pastore islandese. Mentre nel sottogruppo da caccia ha inserito cani tipo il levriero podenco o il basenji, riservando un gruppo a sé invece per i levrieri propriamente detti. Allora, ovviamente abbiamo visto che parliamo di decine e decine di razze, quindi stasera, per poter parlare dei cani primitivi in generale, dobbiamo per forza parlare solo delle cose che li accomunano. Una delle cose che accomuna appunto tutti i cani primitivi è la totale indipendenza dall'essere umano, che corrisponde a una bassa o in alcuni casi assente docilità. La docilità è una dote genetica naturale ed è proprio l'istinto innato del cane di cooperare e affidarsi all'essere umano. I cani primitivi, in quanto indipendenti, non hanno questo istinto di cooperazione con l'essere umano, anzi, tendenzialmente, ecco, questo è un video che ho fatto io, questi sono dei laobè, alcuni meticciati, perché vivono in area al di fuori, all'esterno di un'area semiurbana. Io sono lì a riprendere con un amico, sono totalmente inesistente. Questa è l'indocilità, ovvero l'essere umano ha lo stesso valore di un lampione o di un albero. Un cane più docile, tipo i cani ai quali siamo abituati in Europa, si avvicinerebbe all'essere umano per annusarlo, per scoprirlo. Con questi cani noi siamo dei fantasmi, cioè abbiamo lo stesso valore veramente di un albero, di un tronco d'albero, ci manca poco che ci marcano. Quindi siamo totalmente dei fantasmi, contiamo zero. Anzi, tendenzialmente considerano l'essere umano forse tra gli animali più stupidi del pianeta. Generalmente si sentono sempre molto superiori all'essere umano. E questa è una delle caratteristiche, diciamo così, questa grossa indipendenza che accomuna un po' tutti i cani primitivi. Un'altra caratteristica è un'aggressività molto bassa. È molto raro che dei primitivi morsicano. Se mordono è perché i proprietari si sono davvero impegnati per portarli al morso. Perché tutte le doti naturali dei cani primitivi sono funzionali alla sopravvivenza da soli. Viene da sé che cani con un'aggressività molto alta sarebbero destinati a sopperire, non a sopravvivere. Un'altra caratteristica è un temperamento molto basso. Sono cani che senza stimolo non consumano energia. Sono cani molto tranquilli, cani molto pacati, e l'unico stimolo che li fa muovere è il predatorio. Ma un predatorio vero, reale, quindi sul vivo, un predatorio finalizzato alla consumazione, che non è il predatorio del cane da pastore sul feticcio, sull'oggetto inanimato, sul salamotto. Tendenzialmente un cane primitivo non ci va sul salamotto, si può portarlo ad andarci. Ecco, questa foto l'ho mandata io al tuo collaboratore, peccato che non si vedono le zampe, la parte in basso. È un'andatura particolare che non hanno tutti i cani, si chiama single track, ovvero, eccola qua, traccia singola. Attraverso questa andatura il cane mette una zampa dietro l'altra in fila indiana, quindi creando attraverso le impronte un'unica linea, come se fosse un binario. Questa è un'andatura particolare che tendenzialmente hanno i predatori,
per ovvi motivi, no? E molti cani primitivi, ecco, forse fatta eccezione per i cani da slitta, da traino, ma lì c'è stata una selezione ad uso e utilizzo dell'essere umano, ma il cane primitivo propriamente detto, quindi non selezionato, che si è evoluto da sola, questa andatura particolare che si chiama appunto single track. Mi sono persa, non mi ricordo cosa stavo dicendo prima della foto. No, perché man mano arrivano le foto è giusto che vengano commentate, se no sembrano messe lì a caso. Ok. Ah, è un temperamento molto basso. Sì. Un'altra caratteristica che accomuna i cani primitivi è invece una territorialità piuttosto spiccata, quindi appunto la difesa del proprio luogo, del proprio territorio. Altri doti naturali selezionate di proposito dall'essere umano funzionali per il lavoro che i cani devono svolgere per noi con un'alta combattività piuttosto che un'alta possessività, il cane primitivo non ce l'ha. Sempre perché tutto è in equilibrio per poter sopravvivere da solo e quindi senza dover dire all'essere umano. Quindi questo è un pochino il quadro caratteriale che li può accomunare un po' tutti. Allora, l'equilibrio fra le doti, ok? Quindi, cioè, l'essere umano ha spinto lo squilibrio fra le doti per funzionalità, perché ovviamente se io devo utilizzare un Doberman per la difesa personale, mi servirà che determinate doti genetiche risaltino di più, vengano maggiormente espresse, no? Quindi quello che stai dicendo tu è che in natura abbiamo un equilibrio per darci la possibilità di sopravvivere in maniera equilibrata, mentre tutte le razze che noi conosciamo presentano delle doti naturali squilibrate, giusto? Sì, beh, squilibrate, equilibrate in base allo standard di razza e quindi alla funzione che il cane deve avere per l'essere umano. Assolutamente squilibrate se si pensa che un cane di questi possa vivere da solo in natura, non sarebbe mai possibile. Intanto perché, come ho detto poco fa, un cane che ha un istinto predatorio sull'oggetto inanimato. Si innescherebbe su qualsiasi cosa che si muove e difficilmente riuscirebbe a mangiare. Si stancherebbe prima di beccare l'oggetto che si muove giusto, quello commestibile. Un cane con un'aggressività alta non potrebbe stare in un branco. Lo stesso se avesse una possessività o una combattività molto alta. Un cane con una docilità molto alta comunque non potrebbe vivere in natura perché dovrebbe dipendere dall'essere umano, quindi automaticamente diventerebbe un cane di famiglia, un cane domestico, diciamo così, no? Hai detto un termine che mi è piaciuto molto, hai detto una frase tabù per la solita cinofilia New Age, il cane. Natura. Perché adesso sui gruppi, su Facebook, sui social c'è un po' questo motto che viene ripetuto a patera: il cane in natura non esiste. Non è vero, il cane in natura esiste e come? Tu hai mandato in onda le foto della mia Belle. Belle è una Laube. Laube è il nome che viene dato a questi cani in dialetto. Wolof, che è una lingua parlata in un'area, in una zona abbastanza vasta dell'Africa dell'Ovest. È più comunemente conosciuto come Chien Jaune d'Afrique, ovvero il cane giallo d'Africa, ed è comunque più o meno la stessa cosa degli Afrikaans che ci sono in Sudafrica e molto simile al Basenji in Centrafrica, cambiano le dimensioni, cambiano dei piccoli dettagli in base all'adattamento che questi cani già da tempi antichi hanno fatto in base all'areale in cui sono sopravvissuti. Questi sono cani selvatici, sono cani che sono cani erranti, sono cani che si sono evoluti da soli, cani che non sono mai stati selezionati,
sono gli antichi spazzini dei villaggi di cui spesso leggiamo nella storia del cane, che ad oggi svolgono ancora lo stesso compito che svolgevano nella preistoria. Ed hanno con l'essere umano una relazione davvero opportunistica. Perché? Perché i cani fanno meno fatica a ripulire gli scarti che ci sono intorno ai villaggi, ripuliscono le spiagge, sulle spiagge in certi paesi dove non ci sono strutture turistiche, dove non ci sono bagnini, servizi di pulizia, ci sono tanti pesci morti, i pesci morti che vengono portati dalle correnti forti e questi cani si nutrono di tutte queste carcasse, addirittura pesce affumicato, pesce essiccato. Fanno pochissima fatica nella caccia perché preferiscono mendicare, preferiscono sfruttare le spazzature dell'essere umano, gli scarti. Per contro, qual è l'utilità all'essere umano? È che, come dicevamo prima, essendo territoriali, questi cani, proteggendo le proprie risorse, pur non avendo nessuna relazione affettiva con l'essere umano, proteggono anche il territorio, le abitazioni dell'essere umano. Da qui nasce la relazione opportunistica del cane, che si è instaurata questa alleanza, questo patto tra uomo e cane che arriva da tempi molto antichi. Ad oggi, in alcuni casi, è rimasta integra, non è stata modificata. Il cane non è diventato un surrogato di un bambino peloso, è rimasto cane. È rimasto capace di sopravvivere da solo, è rimasto capace, ecco, questo ragazzo, tra l'altro, mio amico, lui, tra virgolette, lavora con 40 laube. Questi 40 cani vivono da soli, vivono divisi in due branchi, in due territori confinanti. Solo lui e i suoi fratelli riescono a radunarli e fanno caccia da seguita, che è l'unico lavoro che si può fare con questi cani. Quindi questi due branchi si uniscono solo per lavorare con questa famiglia, diciamo così. Non sono cani da caccia, sono cani cacciatori, che è una cosa diversa, come la maggior parte dei levrieri, sono cacciatori a vista. Quindi il primo senso che utilizzano è appunto la vista e non l'olfatto. Una cosa curiosa, io questi cani sono andata a trovarli più volte. E hanno una linea immaginaria, una linea di confine che non superano mai. Dal momento in cui ci allontaniamo per ritornare in area urbana, alle nostre case, i cani ci seguono solo fino a un certo punto, dopodiché si fermano. E lì è molto bello perché si vedono chiaramente le gerarchie, quelli che si inoltrano più vicini a noi, quelli che quindi arrivano più vicini a questo confine immaginario del loro territorio, sono i beta, sono le sentinelle, quindi quelli che osano di più, quelli che comunque sono già predisposti a affrontare un eventuale nemico. E prima dei beta è bellissimo perché man mano si fermano tutti e girandosi si vedono proprio questi gruppi a distanze differenti di questi cani che l'essere umano si allontana, ma non gliene frega nulla. Sono a casa loro, sono nel loro territorio e lì vogliono restare. Allora, cosa stavo dicendo prima di questa foto? Non mi ricordo più, ho perso il filo, mi fai perdere il filo, Tommaso. No, stavo Stavi dicendo dicendo appunto che delle funzioni che svolgevano in passato, in antichità, e svolgono ancora oggi. Quindi abbiamo detto questa funzione di protettore dei villaggi, ma non perché vogliono proteggere l'essere umano, non gliene frega nulla di proteggere l'essere umano, proteggono le proprie risorse e l'essere umano quindi sfrutta questa cosa che fanno di loro e ne trae vantaggio. Una curiosità è che questo probabilmente vale un po' per tutti i cani. Noi nella preistoria non avevamo ancora le religioni, eravamo tutti animisti. Quindi un'altra funzione che tutt'oggi e a maggior ragione migliaia di anni fa viene attribuita a questi cani è di protettori mistici, ovvero c'è la credenza che vedono gli spiriti maligni nella notte e li tengono lontani. Questa
Questo è un altro motivo per cui vengono rispettati dall'essere umano, che pur non avendo un contatto, una relazione diretta, però convive pacificamente e nel rispetto di questi cani. Rispetto del fatto che ognuno appartiene a una specie diversa, rispetto che vuol dire che proprio ognuno rispetta l'individualità dell'altro. E niente, una curiosità così che vi ho detto, che può far sempre piacere. Allora, tornando a quello che hai detto riguardo alla difesa del territorio e quindi delle risorse, e parlare appunto di molte persone che nei rapporti anche familiari si ritrovano ad avere dei cani che magari difendono una determinata persona dai tentativi di avvicinamento anche di altri membri del nucleo familiare, no? Persone ritengono che questi atteggiamenti siano derivanti dal fatto che il cane li vuole bene, che il cane cerca di proteggerli perché li ama. In realtà, nella maggior parte dei casi, questi atteggiamenti sono derivanti dal fatto che i cani di cui stiamo parlando non sono in gestione, ritengono di essere dei leader all'interno del proprio nucleo familiare e tendono a difendere le proprie risorse, quelle che per loro sono delle vere e proprie risorse, degli esseri che gli danno del cibo e gli danno la possibilità di sopravvivere. Quindi, quando vedete dinamiche di questo tipo, affidatevi a un professionista, perché dietro non c'è l'amore, è qualcosa di molto diverso. E di molto pericoloso, perché viene da sé che un cane che vive in natura è giusto che sia territoriale, ma lo è per se stesso, per le proprie risorse. L'uomo non fa altro che sfruttare questa caratteristica. All'interno delle nostre case, la gestione delle risorse deve essere nostra. Il cane non è in mezzo a un deserto che può fare il cane. Il cane è in un contesto urbano con degli esseri umani e non devono succedere incidenti. Non gestire il cane e permettergli di gestire lui le risorse, o addirittura di gestire noi come risorsa, vuol dire creare situazioni di pericolo molto alto e molto grave. Allora, un altro aspetto del quale vorrei parlare è la tendenza a ritenere il rapporto con il cane simmetrico, no? Abbiamo una visione democratica delle cose, dove ognuno vale quanto vale un altro. Questa è la nostra visione umana, no? Che ultimamente va molto di moda. Nella realtà, però, in natura questa simmetria e questo stato di democrazia non esiste. C'è chi vale di più e chi vale di meno. Questo i cani lo sanno, e lo sa soprattutto la natura. Per questo motivo determinate leggi esistono. E il nostro andare contro natura, secondo me, poi Elisabetta ci dirai se sei d'accordo, se condividi questa mia analisi, ha portato a tutto quello che sta succedendo, cioè un aumento esponenziale dei casi di aggressione, un aumento esponenziale dei cani abbandonati in canile. Ieri, a Taranto c'è stata una nuova aggressione, l'ennesima del 2021, adesso ce le stiamo segnando tutte. Ennesima aggressione ai danni di una donna di 74 anni, alla quale è stata amputata una gamba, e questa donna è in fin di vita. Ha 73 anni questa donna, e questo ci fa capire ancora di più una cosa: i cani hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di una gestione. Noi cerchiamo in ogni modo di dirlo, cerchiamo in ogni modo di farvelo comprendere, perché alla base di tutte le problematiche, purtroppo, c'è questo. C'è questo. Azzanata da Rottweiler figlio ha perso una gamba ed è in condizioni critiche. Ogni giorno dobbiamo vedere queste cose e ogni giorno ci chiediamo, speriamo che le nostre parole arrivino nelle case degli italiani, nelle case di tutte le persone che ci ascoltano e che smuovano delle coscienze.
è più bello pensare che il rapporto debba rimanere simmetrico, ma non è così. Un cane ha bisogno di una guida, nel momento in cui quella guida non è presente, cercherà di rappresentarla. Questo è lo schema ideale. Un cane non sarà mai al vostro pari, o sta sopra o sta sotto. Decidete voi dove volete stare, soprattutto per il suo bene, perché un cane per prendere decisioni sarà meno stressato, sarà meno in ansia, sarà meno portato all'attenzione totale rispetto a tutto quello che gli succede intorno. Il cane non aspetta altro che trovare un individuo in grado di tutelarlo e portarlo alla sopravvivenza. Assolutamente d'accordo, Tommaso. Allora, un'altra cosa che si sente spesso, soprattutto adesso in questi social, questi gruppi che vanno molto e possono anche essere utili in realtà, è il cane non è un lupo, non bisogna fare paragoni, i cani sono cani. È vero, il cane non è un lupo. Allora però facciamo il paragone con il cane in natura, perché c'è, ve l'ho fatto vedere, è questo che vi ho presentato. Cosa fa il cane in natura? Fa esattamente. È organizzato in branco con delle regole rigidissime e dei ruoli chiari, precisi e netti, dai quali non si esce. Il video che è stato mandato in onda prima per far vedere come si comportano questi cani indocili, che proprio l'essere umano non lo calcolano, l'ho fatto io. E questi cani che avete visto che si riuniscono crescendo numericamente sempre di più su questa strada, è una cosa che succede tutti i giorni al tramonto. Perché succede questo? Perché di giorno si disperdono in gruppi di due o tre, al tramonto si riuniscono tutti. E questo era un branco di 30 cani circa, una trentina che purtroppo non c'è più, e vanno tutti nella loro tana, che generalmente in questi paesi sono spiagge dismesse, lasciate un po' a se stesse, dove l'essere umano non ci mette piede. Cosa succede ogni volta che questi cani si ritrovano? E questo succede, ripeto, tutti i santi giorni. Tra di loro si danno dei segnali di ricongiunzione, atti a riconfermare, ripeto, ogni santo giorno, i ruoli sociali di ognuno. E non si scappa. Ci sono gli alfa, che sono quelli che ricevono più segnali di deferenza, no? Ovvero i cani che si accerchiano intorno a loro, gli fanno tutte le leccatine sotto il mento, che sono gesti di gran rispetto. I beta che marcano i lati della strada man mano tutto il gruppo si muove per raggiungere la propria tana. Poi ci sono gli omega che sdrammatizzano, che arrivano un po' con l'aria da perenne cucciolone, ci sono le sentinelle che stanno ai lati, che controllano che intorno ai cani non si creino dei pericoli. Questo avviene tutti i giorni, per dire quanto è importante che ci siano dei ruoli sociali chiari, netti e precisi. E non è che possono fare come vogliono i cani, seguono delle direttive, seguono un'organizzazione, se no non potrebbero sopravvivere. I cuccioli che tendono a giocare, quindi a muoversi, a creare agitazione, vengono corretti dagli adulti, non gli viene permesso. Gli adulti non permettono ai cuccioli di muoversi nello spazio come vogliono. E una domanda, come vengono corretti? Immagino che ci saranno degli educatori cinofili che li propongono dei Würstel. Oppure immagino che li faranno fare dei giochi di attivazione mentale. Guarda, di video di correzione ne ho una varia, no? Ma per la gola li sbattono per terra con un ringhione che ti se lo facessero a casa tua. Anche è importante che la gente sappia cos'è la natura. Non si è sentito bene. Lo devo ripetere? Allora, ripetiamo. Ma quando un cane corregge un altro cane, no, non gli dà il booster, lo branca per il collottolo, lo schiaffa per terra con un ringhione che fa tremare i vetri, un ringhione dalla pancia che sembra che lo sta uccidendo. Anche la comunicazione è sempre molto chiara, in un certo senso anche molto esasperata, perché deve essere ben comprensibile dall'altro. Sicuramente non supplicano,
non supplicano neanche nel richiamo. E sono veramente molto chiari, molto precisi, molto decisi, molto assertivi e molto sicuri in quello che fanno nel momento giusto. Ti voglio fare un'altra domanda, Elisabetta. Sì? Mi ha sorpreso il fatto appunto che non utilizzino il clicker, che non utilizzino tutti questi metodi innovativi. No. Che non utilizzino magari la Human Body Gymnastic o queste nuove teorie. Non lo fanno. Non lo sanno, non gliel'hanno ancora detto. Magari se glielo diciamo lo applicano. Sì, li portiamo qualche libro di qualche personaggio. Allora, un'altra domanda. Per te questi cani sono felici? Tantissimo. Sono felici tantissimo, sono da lasciare dove stanno. Che vivono sicuramente meglio nonostante non hanno un veterinario, nonostante non hanno da mangiare tutti i giorni, non hanno antiparassitari, ma sono più felici sicuramente così che non in casa con l'essere umano. Ok. Avranno una vita sono più breve. Sono più felici altro. Anche di tanti cani che noi vediamo vivere nelle case che non fanno attività fisica, che non svolgono nessun esercizio, che non... Anche secondo me. Non hanno questo il divano, ma sono felici di non averlo. È vero. Sono d'accordo. Sì. Sì. Allora, andiamo a un'altra domanda. È vero che i cani primitivi sono impossibili da addestrare? Allora, io rispondo con un ni, nel senso che abbiamo detto che sono cani indocili, quindi non fanno niente per l'essere umano e non fanno niente neanche per il pezzetto di booster o per il bocconcino dell'essere umano. Quindi se si pensa all'addestramento tecnico, effettivamente rispondono molto male. Non sono cani condizionabili e visto che l'addestramento tecnico normalmente si basa sul condizionamento, sia esso classico o operante, sotto questo punto di vista sì, è vero. Ecco, questa è la mia Belle, cane indocile. Tu l'hai valutata, Tommaso? Io ho valutato Belle, l'avevamo già detto la volta scorsa, però lo ripeto molto volentieri. Elisabetta ha provato a fottermi, diciamocela tranquillamente, e praticamente ha provato a farmi valutare Belle per vedere se io la definissi docile o indocile. Io ho valutato il cane e l'ho definito indocile, nonostante il cane non abbia fatto assolutamente niente. Cioè, ho dovuto smascherare un po' quello che per tutti sembrerebbe un cane docilissimo. Cioè, io penso che nel 99% dei casi quel cane verrebbe considerato stradocile perché è stato fatto un ottimo lavoro di gestione e tutto è mascherato. A me, sì. Porto un esempio, io vado dal veterinario con Cesare, no? E Cesare in gestione. E i veterinari non si rendono conto di quanto è pericoloso Cesare. Perché in gestione, a loro sembra impossibile che quel cane sia uno dei cani più pericolosi che loro hanno mai visto nella loro vita. Però è così. E così allo stesso modo Belle è talmente messa bene in gestione che è difficile comprendere quanto in realtà sia indocile. Ma lo è, totalmente. Però questa è già una risposta alla domanda, perché in realtà l'addestramento tecnico che viene come viene inteso nella maggior parte dei casi e quello che svolgiamo noi, cioè gestione comportamentale, sono due cose molto differenti. Controllo e gestione sono cose che non c'entrano niente. E tendenzialmente noi lavoriamo su questo, lavoriamo sul creare delle gerarchie solide, ben definite e far sì che il proprietario, chiamiamolo proprietario, chiamatelo come volete, l'amico a due zampe, chiamatelo come volete, risulti essere una guida sicura, coerente,
disciplinata e equilibrata. Cioè, molti pensano, tu vuoi fare la guida, quindi vai a urlare al cane, impazzisci col cane, picchi il cane. No, perché un cane non vedrebbe mai come un leader una persona squilibrata. Quindi già il fatto che un cane veda un altro essere come leader e si comporti in maniera equilibrata vi fa comprendere che l'essere umano ha azzeccato tutto fino ad oggi. Tornando all'addestramento, Tommaso, io con Bell ci ho messo un anno per fargli fare un seduto. Un anno perché, no, giuro, tu ridi, ma ci ho messo un anno. Beh, un anno perché poi a un certo punto perde. Ma questo perché? Perché chiedere in qualsiasi modo, quindi in luring, in addestramento, col guinzaglio, in addestramento classico, gentile, tutti i modi possibili immaginabili. Chiedere a un cane come Bell, quindi ricordiamo, un cane indipendente, con una grossa capacità di ragionamento, logico, assolutamente indipendente dall'essere umano, chiedergli di andare dall'alto verso il basso, di sedersi, quindi di fare, dove è la telecamera, ecco, questo movimento, no, di chinarsi nel vero senso della parola, era una richiesta di sottomissione imposta e ingiustificata. Mi ha aiutato una mia carissima amica che alleva cani dal slovacco. A un certo punto, Bella è stata messa su un tavolo, su quel tavolo, quindi togliendo questa richiesta per lei di sottomissione, in 30 secondi d'orologio, Bella ha fatto il seduto e il terra, e da lì è partito tutto l'addestramento, che giustamente, come dici tu, è stato possibile solo dopo un lavoro di affidamento del cane all'essere umano, un lavoro di affidamento basato tutto sulla sopravvivenza. Ecco, questo, allora ti voglio chiedere una cosa. Ti voglio Sì. chiedere una cosa. Allora, io sono 3 anni che penso a una terminologia da utilizzare al posto di gestione, perché gestione non suona bene. Affidamento. Quindi possiamo dire, scegliamo anche un altro. Allora, noi possiamo dire affidamento all'essere umano, quindi un percorso di affidamento all'essere umano suona già meglio. In questo caso, attenzione, però parliamo di un cane primitivo basato sulla sopravvivenza, perché il cane primitivo vive solo in funzione della sopravvivenza del branco e della specie. Quindi un lavoro di affidamento comunque Rigido. tarato sulla tipologia del cane. Solo Certo. dopo è stato possibile impostare un lavoro di addestramento che deve essere comunque sempre abbastanza dinamico, basato su determinati innesti, perché se no non funziona. Però Quindi la risposta alla tua domanda scusami è: Elisabetta, sì, scusa. chiariamo un attimo un aspetto, cioè adesso le persone potrebbero fraintendere, potrebbero pensare, ok, questo lavoro di affidamento va svolto solo ed esclusivamente con questa tipologia di cani. In No, no, realtà, no, no. cioè, lì faremo un lavoro magari un po' più marcato, più deciso, perché se no non esci. Ma in Sì. realtà le basi dell'approccio sono le stesse che devono essere utilizzate, permettetemi, con qualsiasi tipologia di cane che viene introdotto all'interno di un nucleo familiare. Sì, diciamo che con un cane docile è molto più facile, perché Certo. già è spinto verso l'essere umano. Il lavoro con un cane indocile è molto più articolato, molto più preciso, non te ne devi far scappare una, se no la paghi. Se no fai un Sì. passo avanti e 100 indietro. Col cane docile Non ti ho sentita, Elisabetta, scusami. Non ti ho sentita, Elisabetta, scusami. Stavo dicendo che con il cane cile è tutto più facile. Mi senti, Tommy? Sento bassissima, tu mi senti? Mi senti? Mi senti? Tommy?
Sì, ti senticchio. Anch'io ti sento lontanissimo. A un certo punto, non lo so, si è allontanato tutto. Non lo so, le persone sentono? Regia, lei sente? Lontanissimo, Tommy! Io ti sento benissimo adesso. Ok, io ti sento da Dio. Sì, benissimo. Allora, io ti sento molto lontano, non sei tornato, però fa niente. Così mi senti? Scusa, se per caso ti parlo sopra, ti chiedo scusa perché ti sento lontano. Però fa niente, Tommy, facciamo lo stesso. Va bene, vai. Allora, no, niente, appunto, quello che stavo dicendo è che con un cane docile, comunque questo lavoro di affidamento è molto più semplice e molto probabilmente non deve passare per la sopravvivenza, perché appunto il cane docile è già improntato ad andare verso l'essere umano. Il cane primitivo è molto più complicato, cioè il lavoro deve essere molto più articolato per il cane primitivo, perché non te ne fa, proprio non te ne perdona una. Basta un minimo errore che se hai fatto mezzo passo avanti ne fai 100 indietro. Quindi sicuramente è un lavoro che se fai però è un sacco di soddisfazioni, perché se poi riesci a questo lavoro e a portare il cane ad affidarsi davvero a te, che ripeto non lo fai istintivamente come i cani da lavoro cosiddetti, diciamo così, che devono per forza essere docili, poi in realtà si diventa addestrabile, riesce a fare magari non proprio tutto, ma buonissima parte, diciamo la gran parte dell'addestramento sì, riesce a farlo anche col cane primitivo. Viene detto che non possono essere lasciati liberi perché scappano, non ascoltano il richiamo, non tornano. Io ho tantissimi video di Belle libera, non solo di Belle, Husky, levrieri addirittura, e no, non è vero, sono leggende metropolitane, sono miti da sfatare. Se con il cane primitivo si fa un buon lavoro di affidamento, può essere lasciato libero, può avere un richiamo eccezionale come qualsiasi altro cane e può anche lavorare. Allora, un'altra cosa voglio dirti, noi facciamo gestione comportamentale, la facciamo utilizzando delle metodologie che sono naturali, no? E questo a volte ci porta, le persone rimangono un po' perplesse. Io vedo, per dire, abbiamo svolto una valutazione sabato con una ragazza con questo cane che l'ha morsa più volte, no? E ovviamente utilizziamo collare a scorrimento, ovviamente l'unico strumento che consigliamo. E nella visione collettiva queste metodologie sono sbagliate, perché sono distanti un po' dalla percezione che si ha del cane, dalla visione che si ha del cane, e non si capisce quanto in realtà siano indispensabili per ripristinare le gerarchie e per mettere in condizione quel cane di vivere una vita serena che non sta vivendo in quel momento. Questo per dire quante persone hanno un cane, ma quante poche persone conoscono in realtà le modalità comunicative dei cani. Quante persone in realtà sono più vicine alla visione che si è data nei film, nei telefilm, nei cartoni animati, rispetto a una visione realistica di ciò che è il cane. Una rappresentazione reale, vera, è stata sostituita da una rappresentazione cinematografica, e questo è allucinante, perché abbiamo perso proprio la capacità di guardare, di osservare, e quando si perde la capacità di osservare, di guardare, siamo in balia delle informazioni che ci vengono date da altri. Cioè, se io non conosco e non so, arriva uno davanti a me e mi può dire guarda che gli asini volano, io ci posso credere. Può arrivare un altro e mi può dire guarda che... E mi rendo conto, e lo dico perché tanto a me non me ne frega niente, se hai capito, quante
quanti atteggiamenti che sono assolutamente naturali vengono scambiati oggi per patologie. Se i nostri ascoltatori ci vogliono dire magari nei commenti quante persone vi hanno detto che i vostri cani hanno dei problemi comportamentali, hanno delle patologie, quando in realtà hanno espresso solo ed esclusivamente degli atteggiamenti assolutamente naturali. Naturali. Io non so, Elisabetta, ma sinceramente, a te è capitato mai un cane che presenta una patologia? A me no. Mai. Cioè, il cane corre contro le birichi, ha una patologia. Aggredisce il proprietario, una patologia. Aggredisce i bambini, una patologia. In realtà il cane fa sempre le cose giuste. Secondo me. A me sono sempre e capitano sempre solo ed esclusivamente cani non gestiti e che non sanno cosa significa affidarsi all'essere umano. Non sanno chiedere il permesso prima di agire, prima di prendere un'iniziativa. Sono cani che io li immagino a casa loro su un binario parallelo, no? Rispetto a quello dell'essere umano. Non sanno che l'essere umano è un punto di riferimento, ma non lo sanno proprio, credimi, Tommaso. Io i cani li tengo anche dentro casa mia, soprattutto quando c'è da fare un determinato lavoro, quando poi magari mordono, i proprietari hanno paura, devi allontanarli da casa, e ti rendi conto che per la prima volta si accorgono che all'essere umano possono chiedere, ci si possono affidare, possono far scegliere lui. Qualsiasi comportamento, tra virgolette, anche pericoloso, sparisce. È Fine. vero, è vero. Per questo, cioè, noi facciamo video, lo sai, da un po', no? E la gente si sorprende. Ah, come possibile? Non so se hai visto quel cane assassino domenica che è venuto qua, che voleva ammazzare tutti, mi ha morso 10 volte. Dopo 3 minuti abbiamo fatto l'altro video, il cane ha cambiato totalmente atteggiamento. E non so se ti ricordi anche il video del pastore tedesco Eros, una ragazza da Barletta era venuta con suo marito. E abbiamo fatto 2 giorni di lavoro, no? E la gente si è sorpresa. Ah, impossibile che abbiate fatto questo in 2 giorni. Ci vorranno almeno solo 3 mesi per leggere il cane. Noi, Elisabetta, sinceramente, ma tu lo sai, cioè, noi su quel cane lì ci abbiamo lavorato. Ma se dico 2 minuti, sto dicendo tanto. E avevo 12 testimoni in campo, quindi lo sanno tutti. Quel cane lì è stato, dico per dire, accarezzato da tutta la famiglia di un veterinario che viene da noi a fare il corso, da tutta la famiglia, dai suoi figli, quindi rischiavo se. Ma in realtà all'inizio veramente voleva attaccare tutti. La gente questo non lo vede come una cosa incredibile, no? Ma noi non facciamo i video per esaltare noi stessi, noi facciamo i video per far capire chi è il cane. Ok? Tutto lì. Eccolo Eros, no? Cioè, questo mi ha fatto mordermi almeno 50 volte durante la valutazione. Cioè, poi è una bestia. Ma noi l'abbiamo preso. Ogni volta che c'è un video, il video di 2 mesi fa, sembro sempre più giovane, cacchio. Sto invecchiando a vista d'occhio. Sembro sempre più giovane. Comunque, veramente, cioè, questo messaggio secondo me deve passare e la nostra fortuna è che sembra che finalmente delle persone abbiano imparato ad ascoltarci, no? E spero che Scuola per Cani, queste cose che stiamo facendo, queste informazioni che stiamo divulgando, io lo spero con tutto il cuore, volesse il cielo, possa dare la mano a questa cinofilia di essere compresa anche dalla massa, dalla gente, dal popolo al quale appartiene il cane, no? Alla fine, perché ne sono responsabili quanto noi e noi abbiamo questa responsabilità nel trasferire le informazioni che conosciamo e dobbiamo farlo. Scusa se sono un po', sto parlando troppo, però chiudo il concetto e poi faccio parlare te. No, 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 assolutamente. Anzi, ripetilo all'infinito, guarda. Sono 3 anni che lo ripeto. E secondo me dobbiamo farlo
al di là delle conseguenze, io in questi anni ho subito tante conseguenze negative, sono stato additato, sono stato insultato, me ne sono successe di tutte, no? Però dobbiamo farlo senza pensare alle conseguenze e andare avanti dritti, perché oggi siamo in una forma dittatoriale a tutti gli effetti, comandata dal gentilismo e dallo zoantropologico, no? Ma questa dittatura dove ci devono decidere che strumenti dobbiamo utilizzare, devono decidere come ci dobbiamo comportare, devono decidere cosa dobbiamo dire e cosa non dobbiamo dire, è allucinante, è da epoca del nazismo, del fascismo, è assurdo che si privi un animale di avere la libertà di vivere in maniera sana, secondo quella che è la sua natura. È allucinante per una dittatura basata solo ed esclusivamente su logiche economiche. E questo mi disgusta, dico l'ultima cosa, poi finisco, e mi disgusta ancora di più la vigliaccheria, la viltà di persone che sanno qual è la verità, ma hanno paura. Non dobbiamo aver paura di niente e di nessuno. Chi dice la verità non può aver paura, perché noi... Faccio l'ultimo esempio, poi sto diventando logorroico, poi chiudo. Io, quando sento la gente dire il collare a scorrimento crea la paralisi del nervo facciale, ma uno studio scientifico, secondo voi, su quanti dati si basa? 400, 500 casi? Io negli ultimi 3 anni ho lavorato con 900 cani, Elisabetta con altrettanti, Stefano Sinisi con altrettanti, tanti amici che abbiamo con altrettanti. Quando abbiamo messo insieme 30.000 casi e nessuno ha avuto la paralisi del nervo facciale, noi non facciamo testo nel discorso. Cioè, è assurdo, capito? Quindi, poi chiudo, veramente. Quindi, dobbiamo stare uniti e combattere, ma per il bene dei cani e per il bene della cinofilia, della quale si sono appropriati persone che non hanno nessuna idea di dove sta la verità. Ora puoi andare tu, scusami. No, a proposito dello scorrimento, Tommaso, un aneddoto. Bella, tu sai gli altri, è arrivata in Italia che aveva 2 anni. Io erano 9 anni che desideravo vivere con Claudio. Non me lo potevo permettere perché non vivevo nel contesto adatto. Quando ho fatto l'ultimo trasloco, ho detto finalmente posso anche avere il piacere di condividere la mia vita con un cane così impegnativo, tra l'altro. E quindi cercavo un cane ovviamente nato e cresciuto libero in branco, perché abbiamo detto prima che questi sono cani selvaggi, che avesse quindi una buona esperienza di vita da solo in branco, ma che sia anche abbastanza giovane per poter fare un lavoro appunto di affidamento sull'essere umano. E quindi 1 anno e mezzo, 2 poteva essere l'età giusta. Bella tollera solo il collare a scorrimento, proprio perché è un cane molto naturale, quindi non condizionato fin da cucciolo, quindi non vissuto con l'essere umano da cucciolo. Ma perché tollera solo collare a scorrimento? Intanto perché già i gesti che noi facciamo per infilare il collare a scorrimento sono gesti minimi. Non maneggiamo il collo del cane per cercare il buco e la fibbia, il clac del moschettone. Quindi è veramente elimini un sacco di posture, un sacco di gesti e di manovre che devi fare intorno al collo del cane, o peggio intorno al corpo del cane. In più un cane primitivo, quindi un cane che non ha avuto l'esperienza fin da cucciolo di convivenza con l'essere umano, avere addosso una pettorina è una costrizione. Le cinghie della pettorina, muovendosi, operano dei tocchi sul corpo del cane, su un'area vasta, perché ne ha diversi di punti di contatto la pettorina. Sono dei tocchi di comunicazione tattile, la cosiddetta comunicazione tattile, che comunicano generalmente, mandano in eccitazione il cane. Noi usavamo la pettorina in protezione civile proprio per avere questo effetto eccitante, di modo che certo, i cani si caricavano
e andavano certo. a cercare. Se noi valutiamo, la pettorina doveva premere, dove noi andremo a dare le botte per dire dai, vai, forza. Esattamente, è evidente, cazzo, è evidente. Quindi questo per dire che un cane puro, primitivo, che ha sempre vissuto da solo, che non è stato condizionato, quello che il cane istintivamente sceglie è il collare a scorrimento. Sono d'accordo. Niente, ho chiuso questo aneddoto. Okay. Vai con le domande, Tommaso, che mi sono persa. Ok, adesso faremo la regia, ci offrirà le domande più interessanti secondo la regia. Ah, okay, perfetto. E risponderemo. Io sento sempre lontanissimo, ma fa niente, mi sto adattando. Vabbè, la cosa importante è che ti sentano loro. Io ti sento. Ok. Abbiamo superato di peggio, dai. Sì, sì, sì. Giusi Cogliati, mi dite qualcosa sul carattere del Podenco Canario. Io ne ho visto uno bellissimo. Prego. Sì, anch'io. Io ero innamorata di un Podenco a pelo duro, bellissimo. Ma allora, il Podenco è un cane da caccia, non è un cane cacciatore. Rispetto ad altri cani primitivi ha un temperamento un po' più alto. È comunque un cane che ha una docilità un pelo più alta in quanto cane da caccia. Elisabetta, scusami, mi senti? Spieghiamo sempre cosa vuol dire temperamento, cosa vuol dire docilità. Lo so che dobbiamo ripeterlo all'infinito, però magari una persona allora, è qui per la prima volta non lo sa. essendo un cane da caccia e non cacciatore, ha una docilità un pochino più alta rispetto ad altri primitivi. Questo perché vengono definiti cani da caccia i cani che cacciano con e per l'essere umano. Il cane cacciatore è il cane che caccia per se stesso. Quindi diciamo che il podenco rispetto ad altri cani primitivi è un pochino più facile, proprio perché si può far leva su questa docilità che ha maggiore rispetto a quello che può essere un Saluki piuttosto che un Arzawak. È un cane molto tranquillo, un cane adatto comunque alla vita anche in casa. Anche se è più docile rispetto ad altri, bisogna tenere sempre conto che è un cane primitivo, quindi comunque questo lavoro di gestione sui ruoli gerarchici e di affidamento va fatto. È un cane molto sensibile, è un cane non eccessivo, non ama particolarmente degli estranei o essere toccato, smanacciato. Molto calmo all'interno della casa, però ripeto, nonostante abbia una docilità superiore rispetto ad altri cani primitivi, che lo rende un pochino più facile, questo lavoro di cui parlavamo prima va sempre fatto. Non è comunque un Labrador, ecco, per dire. Allora, per le domande che ci arrivano sulle razze, ricordiamo che l'appuntamento con le razze proseguirà Sì, giovedì vado. in compagnia del signor Daniele Barbanera e parleremo del pastore tedesco. Stefano Ruggero ci chiede: quale potrebbe essere l'utilità nel contesto civile di avere un cane primitivo? Nessuna, nessuna. Un cane primitivo non è un cane utile, propriamente detto. Noi con cani da utilità di solito definiamo i cosiddetti cani da lavoro, quali un Malinois, un pastore tedesco, un Rottweiler, un Boxer. Il cane primitivo, il massimo che potrebbe fare potrebbe essere la ricerca in superficie. Andrebbe però testato ogni singolo soggetto, proprio perché, come abbiamo detto finora, non è un cane che lavora per l'essere umano. E quindi si potrebbe provare, sarebbe un lavoro abbastanza complesso però da fare. Se uno ha tempo e pazienza, però si potrebbero magari raggiungere anche dei buoni risultati. Io avevo iniziato con Bell a fare un lavoro di ricerca, chiaramente risulterebbe un lavoro molto più lungo
e articolato che a farlo con uno dei cosiddetti cani da utilità, insomma. Non è un caso Allora, che, per esempio, anche nel paese da dove Bell proviene, che è il Senegal, ci sono tantissimi Raubé. L'esercito e le forze dell'ordine hanno adottato pastori tedeschi e Malinois, come tutte le altre forze dell'ordine di tutti gli altri paesi. Non hanno mai pensato di addestrare dei Raubé, perché, come abbiamo detto prima, si può arrivare, ci si arriva, ma è davvero un lavoro abbastanza lungo. E allora, quindi facciamo un piccolo riassunto di cosa si intende per cane primitivo per le persone che ci hanno raggiunto solo adesso. per cane primitivo lo dice la parola stessa, si intendono tutti quei cani molto antichi, che molti si sono evoluti da soli e l'essere umano non ha fatto altro che mantenere ciò che ha trovato in natura. Si dividono in sottogruppi, dei cani primitivi fanno parte anche i cosiddetti Spitz, che sono sostanzialmente le razze nordiche. Dei cani primitivi fanno parte, da un punto di vista di classificazione, anche alcuni levrieri, come appunto il Podenco. Il Baseggi è l'esempio più lampante di cane primitivo, che anche da un punto di vista morfologico rappresenta i disegni geroglifici che gli uomini primitivi facevano all'interno delle caverne. E quindi con queste forme, con la pancia che rientra molto, queste zampe allungate rispetto al corpo, l'assenza di stop, il muso molto lungo, il labbro molto sottile, gli occhi angolati, sono tutti i cosiddetti tratti neotenici che appunto fanno parte di questi cani molto Contare antichi. la mia Ecco, storia un'eccezione da un punto di vista morfologico è il Ciocio, che è uno tra i cani più antichi della storia del cane. Allora, vorrei raccontare la mia storia con un Basenji. È una storia che potrete trovare anche fra i video che abbiamo su Scuola per Cani. Questo cane soffriva di ansia da separazione, ha preso gli psicofarmaci. Quando parliamo di psicofarmaci, in questo caso parliamo di fluoxetina, cioè Prozac. Se non erro, un anno. Se i suoi proprietari ci stanno seguendo, possono tranquillamente scrivere. Allora, questo cane soffriva di ansia da separazione, se non erro, da 2 anni. Cosa abbiamo fatto per terminare questo processo? Il cane latrava, faceva bordelli assurdi, spaccava tutto in casa. Ricordiamo che il Basenji non abbaia. E praticamente abbiamo fatto una messa in affidamento, come giusto, dice giustamente Elisabetta, messa in affidamento all'essere umano, così mi piace di più. E questi problemi sono finiti da più di un anno. Quanto tempo ci abbiamo messo? Una lezione. Una lezione, abbiamo ripristinato le gerarchie, abbiamo ripristinato i giusti atteggiamenti che bisogna adottare con certe tipologie di cani. Abbiamo fatto gestione al guinzaglio, poi loro sono venuti, purtroppo il ragazzo poi ha avuto un infortunio in moto e ci siamo stoppati un attimino, però poi è tornato, ma comunque sia quegli atteggiamenti lì non si sono più riproposti perché loro hanno cambiato l'atteggiamento. Piccolo passaggio, quando si ottengono dei risultati, si ottengono perché i proprietari si impegnano e comprendono quello che gli diciamo e lo mettono in atto. Se non lo mettono Anche in nelle atto, virgole. anche nelle virgole, è vero, se non lo Anche mettono in nelle virgole. atto, non succede niente. Io non so se a me piace guardare pochi programmi televisivi, io non guardo la televisione da 10 anni, però guardo per dire Cucine da Incubo. Oppure quel programma dove c'è la gente un po' grassa che poi deve dimagrire, no? Non mi ricordo come si chiama. Dove c'è Nousaradan lì, il dottore. Cioè, la gente va da Nousaradan e chiama Cannavacciuolo, Gordon Ramsay, pensando che loro gli sistemino i problemi. Ma dopo, la gestione va applicata da queste persone. Tanti ristoranti
nei quali è andato Cannavacciuolo, e Cannavacciuolo gli ha dato un'impostazione che loro poi avrebbero dovuto seguire, in realtà sono falliti, perché loro hanno continuato ad andare avanti secondo le loro logiche. Quindi arriva Cannavacciuolo, ti dice cosa fare, ti indirizza la via, poi la via la devi percorrere tu. La via di Cannavacciuolo è giusta, perché Cannavacciuolo ha portato dei risultati che fanno dire che sia giusta. Tante persone invece mettono in dubbio e non seguono la lettera e non seguono le virgole. Se vi affidate a un professionista, seguitelo fino alla morte. Poi decidete se ha ragione o se ha torto. Ma ragionate di testa vostra, seguitelo. Assolutamente. Piccola parentesi. No, Tommaso, hai ragione a mille. Queste sono le cose che rilevo anch'io. Una cosa però che vorrei precisare. Sì. Quando noi diciamo e dimostriamo che in pochi minuti possiamo far vedere un cane diverso, allora non vuol dire che è la fine del lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che è solo la dimostrazione che il cane ha un comportamento corretto da parte nostra, dà una risposta immediata che è anche lei corretta. Questo non vuol dire che il lavoro finisce lì. Magari inizia lì. Quella è la dimostrazione che il cane risponde bene e quindi che è necessario cambiare atteggiamento, cambiare modo, cambiare gestione. Poi chiaramente il proprietario deve applicare, ma ripeto, sottolineato anche nelle virgole, quello che gli viene detto. Allora dopo potrà vedere la fine del lavoro, che ovviamente non si riduce a 3 minuti, ma in 3 minuti davvero si può dimostrare che si è sulla strada giusta. Bravissima, questa è una giusta precisazione, perché molti pensano: avete fatto il video adesso, cosa? Ma noi abbiamo mostrato semplicemente che con una gestione differente dimostrazioni. il cane è in grado, non ha una patologia, non è malato, non è decerebrato, può attuare degli atteggiamenti diversi. Ora inizia il lavoro e il lavoro va fatto minuziosamente da parte del proprietario. Questo solo vogliamo dimostrare. E anche che quello che facciamo noi porta dei risultati. E il cane poi è tranquillo e rilassato, non è spaventato di niente, anzi è aperto, felice, e lecca e scodinzola al suo educatore, istruttore, quello che chiamatelo come volete. Allora, ultime domande. Ripeto che giovedì avremo l'appuntamento con il signor Daniele Barbanera, che ringraziamo molto per questa opportunità che ci concede di conoscere meglio la razza del pastore tedesco. Ultime domande. Ecco qui, la regia sempre pronta. In viaggio tra le razze, giovedì 21 alle ore 21. Aspettiamo le nuove domande. Allora, Nicolò Zampese chiede: è possibile sapere come muovere i primi passi per un approccio con un cane primitivo? Allora, sì, diciamo che diventa sempre molto difficile per noi professionisti dare queste risposte su social, in quanto non esiste il libretto di istruzioni del cane. Il cane è un essere vivente e più che scrivere delle indicazioni è sempre proprio necessario essere presenti, più che per raccontare, per dimostrare, per far vedere sul luogo, perché la vita col cane è fatta di talmente tanti dettagli, fatta di sguardi, di gesti che facciamo istintivamente senza rendercene conto, che possono cambiare, ma proprio anche al contrario, la risposta e l'atteggiamento dal cane. L'unica cosa che possiamo risottolineare, che stiamo dicendo in questa diretta, che il cane primitivo è un cane indipendente dall'essere umano, non gliene frega niente dell'essere umano. È un cane indocile, è un cane molto gerarchico. Quindi sicuramente l'approccio con questo cane deve tener conto di queste sue caratteristiche. Quindi deve essere una convivenza fatta di gestione, soprattutto delle risorse principali, da parte dell'essere umano. Le risorse che deve gestire necessariamente l'essere umano sono le solite: lo spazio, l'alimentazione, che non è così scontato
Non è che il cane pensa di avere gestita l'alimentazione perché il proprietario va a comprare i confettini. Quindi comunque una gestione fatta di determinati messaggi che si mandano al cane, fatta di determinati gesti e soprattutto gestire le interazioni. Quindi non dare al cane la responsabilità di strumentalizzarci, manipolarci, innescarci, portarci a fare determinate cose che una, in realtà la risorsa più importante da gestire. Questo ovviamente queste cose possiamo dirle solo in linea generale, poi vanno applicate. Per applicarle vanno viste, vanno fatte, non è sufficiente spiegarle. Allora, ricordiamo sempre che parleremo delle razze giovedì, dato che tantissime persone continuano a farci domande sulle razze, quindi lo ridiciamo. Luigi Scuteri ci chiede: c'è un'età, parlando troppo si impazzisce, c'è un'età indicata per avvicinare i bambini ad un cane? Un pastore tedesco andrebbe bene come razza equilibrata per la famiglia con bambini? Ma allora, le risposte possono essere più di una. Intanto, uno deve stabilire qual è la relazione che sospetta col cane. Ci sono cani più adatti a interagire con i bambini anche in modo fisico, a fare un po' la parte del fratellastro, del giocattolo, del gioco. E generalmente sono i cani con una altissima docilità e anche con un'ottima fisicità, perché poi il bambino può essere maldestro, può inavvertitamente schiacciare un piedino al cane, un bambino, soprattutto se piccolo, può fare un sacco di gesti, per cui se i bambini sono molto piccoli, i cani più adatti sono i cani molto docili, con una buona tempra e anche con un'ottima fisicità. Generalmente i cani da pastore sono un pochino più da controllare, sia bambini sia cani, in termini di interazioni, perché sono cani un po' meno fisici, sono cani un pochino già più gerarchici rispetto, per esempio, ai borsoidi, quindi va bene, ma sono da tenere sotto controllo sia bambini sia cani. Entrambi va insegnato a interagire. E possibilmente sarebbe meglio evitare di lasciare interagire i bambini col cane da soli. Se si pongono le condizioni proprio di gestione e di educazione di entrambi, la maggior parte dei cani può andare bene, direi. Bisogna però proprio tener conto che bisognerà dedicare molto tempo a insegnare al bambino come ci si relaziona con il cane e a insegnare anche al cane come ci si relaziona al bambino. Ok, Carola, io stasera sono Carola Perla di Margot. Ferale e primitivo, differenze se sì. Allora, con il termine cani ferali, che è un termine, diciamo, di recente generazione, inventato da poco, si intendono tutti quei cani randagi che non hanno contatto con l'essere umano da N generazione. Noi di cani ferali ne abbiamo tanti anche in Italia, ne abbiamo tanti al sud, sono i randagi di campagna. Che dopo un tot di generazioni si riproducono in questi posti sperduti, lontano dalle abitazioni e possono, anzi spesso raggiungono anche omogeneità di morfologia. Non è però detto che i ferali sono per forza cani primitivi. Ferale ci può diventare un randagio no normalissimo, quindi un ex cane domestico, un ex cane di famiglia nel giro di X generazioni. I cani primitivi invece sono propriamente detti così, cioè sono cani che hanno origini molto antiche, sono appunto gli antichi spazzini dei villaggi, sono cani che
hanno tutti la stessa morfologia, in base all'areale di provenienza hanno lo stesso colore, cioè hanno talmente tanta omogeneità che potrebbero essere definiti quasi una razza, ma tant'è che gli africani, sì, in Sudafrica sono stati riconosciuti come razza e sono esattamente la stessa cosa dei Laobe del West Africa. Solo che in Sudafrica c'è stato qualcuno che ha stabilito che tutto quel gruppo di cani dovesse chiamarsi in modo X e dovesse essere riconosciuto, ma sono esattamente gli stessi cani. In altri posti non c'è stato nessuno che ha detto: no, no, ma guardate che ci sono anche qua. Certo. Quindi È vero. diciamo che hanno dei comportamenti molto simili, però io distinguerei le cose perché i cani primitivi sono anche cani che vengono selezionati, che vengono allevati, come gli Azawad, come i Saluki, come i Basenji, i cani ferali, no, i cani ferali sono dei randagi che non hanno più l'imprinting sull'essere umano, che quindi si comportano da selvatici, mentre i cani primitivi no, nemmeno quelli che vivono allo stato brado, nemmeno quelli che vivono da selvaggi sono comunque dei ferali, perché non hanno la stessa origine, mentre i ferali ci diventano, i cani primitivi, nello specifico i Laobe, probabilmente la domanda era diretta a loro, immagino, lo sono da sempre. Non sono randagi che si sono allontanati dall'essere umano. Ok, allora, ultima domanda, Ultima domanda. prima ricordiamo ancora, siccome ci stanno arrivando centinaia di commenti sulle razze, le razze sono il giovedì sera alle ore 21 e giovedì parleremo del pastore tedesco. Lo ricordiamo ancora. Bello. Allora, ultima domanda, poi ce ne andiamo a dormire, anche perché non si può andare da nessuna parte qui. Antonella di Credico, esiste, non capisco, esiste lo Shiba? Non Lo so cosa Shiba vuol dire. Inu se esiste come cane? Non lo so. Esiste, sì, ed è primitivo, sì. Quindi ho risposto all'interpretazione che mi ha dato la domanda. Sì, penso, Sì, magari. esiste, sì, è primitivo. Ok, è un primitivo, esiste. Ok, questo chiedeva, va bene, ha detto di sì che ha azzeccato. Va bene, allora, grazie ancora Elisabetta, noi ci sentiamo, rimani lì che poi. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito questa sera, ringrazio tutte le persone che hanno commentato, che hanno messo mi piace, che hanno condiviso. Vi ricordo che tutto quello che noi facciamo lo facciamo per divulgare informazioni, quindi più condividete, più date la possibilità a persone che magari sono fra i vostri contatti di venire a conoscenza di determinate informazioni che possono risultare utili e magari possono anche tutelare persone e cani che rischiano tutti i giorni per svariati motivi. Grazie a tutte le persone che ci contattano anche in privato, siete in tantissimi, purtroppo a volte faccio fatica a rispondere personalmente io, però molti messaggi li leggo e vi ringrazio tanto e vi auguro una buonanotte, ci vediamo giovedì dove parliamo delle razze, siccome volete parlare delle razze, parliamo delle razze e parliamo del pastore tedesco. Grazie a tutti ragazzi, grazie infinite e buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte.